1 luglio. Arrivano a Genova 7.000 tra poliziotti e carabinieri, con l'ordine di usare le maniere forti. Il presidente del Consiglio, Fernando Tambroni, dichiara che il congresso si farà. La tensione in città torna altissima. Vengono confezionate centinaia di bombe Molotov. Nella cinta industriale attorno alla città si ricostituiscono formazioni di partigiani accorsi da tutta Italia. Agitazioni anche in altre città. Il 7 luglio a Reggio Emilia prende vita una grande e qua e là tumultuosa manifestazione. La polizia interviene. Nascono scontri durissimi. 5 dimostranti restano uccisi. Incidenti anche a Licata, a Palermo e a Catania, dove rimane ucciso un giovane bracciante. Le forze dell'ordine sono chiamate a un confronto con i dimostranti spesso cruento, quasi sempre impopolare. I loro interventi provocano non di rado un'aspra eco in Parlamento, dove maggioranza e opposizione danno luogo a memorabili confronti. A questi anni resta legato il ruolo svolto dall'Accelere, un reparto particolarmente addestrato per fronteggiare e reprimere dimostrazioni e moti di piazza. I reparti Accelere sono una specie di cavalleria motorizzata della polizia ed operano come opera la cavalleria, pochi poliziotti su delle jeep che lanciati alla massima velocità e che potevano muoversi agilmente anche salendo sui marciapiedi o entrando sotto le gallerie o persino dentro i portoni.